Benvenuti a tutti, popoli di Namek, eccoci qua con questo video un po' particolare dove devo dire un po' di cose, un aggiornamento abbastanza importante, per quanto importante possa essere la mia esistenza. E per l'occasione ho ritrovato la mia videocamera di ottima qualità. Negli ultimi mesi ho usato sempre la webcam perché sono pigro e non avevo voglia di trovare le pile per il microfono, raga. Veramente uno youtuber di alta qualità, proprio che ci mette l'anima in quello che fa. Comunque, raga, perché questo video? Mi sta morendo qualche parente? Sto morendo io? Perché solo questi titoli vogliono dire quello? No, spero. Mi sono accorto di una cosa negli ultimi mesi. Ho voglia di parlare anche di altro, a parte Dragon Ball. E qua potrebbe finire il video. Ciao. No, argomentando un po', raga, a me Dragon Ball piace sempre un sacco, lo seguo in questo periodo un po' in fase non proprio brillantissima, visto che il manga mi sta rompendo le palle, al nuovo anime manca un po' e boh, però non è che ci sia moltissimo da dire. Però dal momento che a volte mi ritrovo a fare dei video su Dragon Ball, di cui che non ho particolarmente voglia di fare, sono sincero, perché magari non so che cazzo portare sul canale, semplicemente. Sì, a volte ci sta a portare qualche approfondimento, qualche fan manga, così. Però non sempre esce roba interessante e magari ci sono dei periodi in cui, come penso capiti a tutti voi, non ho particolarmente voglia di stare dietro a questo manga o ai manga in generale, insomma. E quindi ho pensato di fare un po' un cambiamento sul canale. Cosa vuol dire questo? Non porterò più Dragon Ball? Assolutamente no. Continuerò a portare tutte le robe che portavo prima, le recensioni dei manga, fan manga, cazzi e mazzi. Semplicemente voglio alternare questi video ad altri video. Che tipi di video? Quello che mi passa per la mente, raga. Parlare di argomenti vari, delle cazzate che mi passano per la testa. Insomma, usare un po' questo canale anche per fare quello che ho voglia di fare, quando voglia di farlo. Questo cosa vuol dire? Che farò una caterva di video? No, raga, sto lavorando, attualmente lavoro per un giornale e sto iniziando un master, quindi voi direte che cazzo fai questo video dove dici che farai altri video se non avrei neanche il tempo di vivere? In realtà, vabbè, il tempo ogni tanto per fare i video lo trovo sempre, se ne faccio pochi e anche perché a volte, appunto, non trovo dei video particolarmente interessanti da fare. Con questo non sto dicendo che adesso che varierò un po' di più i contenuti farò tantissimi video, appunto, sia per questioni di tempo sia anche perché sono una persona estremamente incostante, raga, lo ammetto. Cioè, a volte mi fisso con una cosa, ad esempio ho aperto la pagina di meme che sto ancora continuando a fare, quindi seguite, mi raccomando. Sono dei periodi in cui ne faccio tipo un sacco al giorno che poi pubblico man mano e a volte tipo per settimane non ho voglia. Purtroppo sono fatto così, ragazzi, però in generale mi piacerebbe appunto variare un po' di più. Questa cosa non dovrebbe essere negativa per nessuno, insomma, chi mi segue da un po' di tempo e le persone a cui sto simpatico, gli piace il modo in cui faccio i video, le invito a seguirmi anche negli altri tipi di video che farò, mentre se vi sto anche un po' sul cazzo, però vi interessa Dragon Ball e mi seguite solo per quello, potete anche rimanere iscritti al canale, tanto Dragon Ball ci sarà, semplicemente quando vedete un video non di Dragon Ball non lo aprite e sputate sullo schermo, sulla mia faccia, perché questo stronzo come osa. Abitante di Namek poi, che cazzo? Ormai raga, abitante di Namek sì, ma vado così tanto spesso sulla Terra che mi sono contaminato e sento di poter parlare anche di faccende terrestri. Ebbene sì, raga, l'integrazione esiste anche per i namecciani. E a proposito, ho creato una sigla alternativa che userò sui video non di Dragon Ball. Sui video di Dragon Ball userò Lasciatemi cantare, sono namecciano, perché ormai, raga, cioè, è una hit proprio che c'è gente che se l'ascolta giorno e notte, mentre ho preparato in 20 minuti quest'altra sigla trash. Dai, mettiamola. Pam. E ringrazio anche Caparezza per avermi prestato la sua voce, raga. È andato via 10 minuti fa, raga. Se no avrebbe partecipato a questo video. Vi prego, non me la battete per copyright. Invece, raga, vengo dal futuro. Appena ho provato a mettere la versione originale di Caparezza, me l'hanno subito buttata giù per copyright. Non pensavo che YouTube fosse così sbirro, Dio mio, per 10 secondi di canzone neanche. E quindi la versione che avete sentito ovviamente non è Caparezza, ma l'ho fatta con intelligenza artificiale. Ma se per caso qualcuno di voi è bravo a cantare e ha i mezzi per registrare, cioè nel senso un microfono decente e tutto quanto, e ha voglia di cantare quei
10 secondi della canzone di Caparezza, che potrei usare come sigla, mi scriva su jack-7 su Instagram, e nel caso ovviamente cioè, posso anche pagare per questa prestazione, non tanto raga, perché possono 10 secondi di canzone, un po' i fondi limitati raga, quindi se qualcuno di bravo a cantare voglia di darmi una mano lo ringrazio e mi contatti. Niente, raga, molti di voi che mi seguono da tempo sapranno che ho anche un altro canale, 17 di YouTube, che ormai non uso da un sacco e mi potrebbero dire: ma perché gli altri video non li fai là? Per un po' di motivi. Prima di tutto l'anno scorso me l'hanno hackerato e da quando hanno hackerato quel canale, raga, tipo se ci vai sopra ti dice che non ci sono video, poi i video in realtà ci sono ancora, ma se li metto praticamente non vengono mostrati nella home. In più il canale è demonetizzato da anni, linguaggio scurrile, varie robe di copyright. Non ci faccio un cazzo di soldi con YouTube, raga, però visto che questo canale ha ancora la monetizzazione, quei due spicci a fine mese, lasciatemi rifare. Ricordo il periodo di YouTube in cui ci si vergognava a dire che si potevano fare soldi con YouTube, tipo, cioè, se tu avevi la monetizzazione sul canale, eri al pari di uno stupratore di neonati, praticamente. Adesso posso dirlo che un caffè alla settimana me lo pago con YouTube. E quindi niente raga, non so appunto ancora bene che tipo di video porterò, appunto essendo che non mi voglio porre vincoli, perché per me YouTube è sempre stato un hobby, ovviamente non un lavoro, una cosa che mi diverta a fare, voglio divertirmi a fare, semplicemente quello che avrò voglia di fare, a volte parlerò di argomenti, a volte porterò altre robe nerd, cazzate, insomma, boh, vabbè, voi rimanete iscritti se vi va e vedete un po' quello che combinerò e spero che comunque sia apprezzerete. I video di Dragon Ball rimarranno la stessa quantità, nel senso che già ne faccio pochissimi e comunque le serie che porto avanti pian piano le continuerò a portare. Quindi questo cambiamento potrà essere soltanto positivo perché, cioè, il numero di video probabilmente rimarranno gli stessi, soltanto ci sarà un po' più di varietà. E niente, raga, penso di aver detto tutto, io vi ringrazio per avermi seguito, mi raccomando, scrivetemi anche sui social, su Instagram, alla fine ho solo quello, il gruppo di Telegram se vi va in descrizione. E niente, dai, ci vediamo al prossimo video. E rimetto anche la sigla, raga, è troppo bella, tac! Tana mek.